Se volete acquistare dei crediti, passate su IG Vault e con il codice MALATI avrete un ulteriore sconto del 6%, link in descrizione. Bella a tutti ragazzi, sono Dani27 e sono un nuovo membro dello staff di Noi Malati di Foot. Oggi vi porto la player review di Christian Ansaldi, un giocatore a mio parere molto molto buono che si presenta sulla carta con un 86 di overall, suddiviso con un 90 di velocità, un 81 di dribbling, un 66 di tiro, un 84 di difesa, un 86 di passaggio e un 80 di fisico. Alto 1,81 m, work rates in attacco e in difesa alto normale, piede preferito sinistro, 4 stelle di piede debole che si sentono molto, 3 stelle di mossa abilità e in 4 partite mi ha realizzato ben un gol e 2 assist e per essere un terzino non è niente male. Pagato 46.500 crediti, ma stai tranquilli, adesso il suo prezzo è anche più basso. Come detto in precedenza, questo terzino mi è piaciuto molto, soprattutto per la sua velocità, che si presenta sulla carta con un 90, con un 87 di accelerazione e un 92 di velocità scatto. Queste sottostatistiche sono abbastanza veritiere perché in effetti l'accelerazione non è devastante, o meglio è buona ma non è esaltantissima. Infatti dovrete fare almeno 4-5 passi, ve la dovrete allungare almeno una se non due volte prima che prendiate appunto, se così potremmo definire, una buona velocità. Passando subito al secondo pro di questo giocatore, troviamo il contrasto, la scivolata, cioè ragazzi veramente qualcosa di fantastico. Cioè fidatevi ragazzi, ogni volta che il vostro avversario prenderà palla con un giocatore voi ci entrerete in scivolata, gli ruberete quasi sempre, fidatevi, quasi sempre la palla, sia in contrasto che in scivolata appunto. Se andiamo a vedere infatti le sottostatistiche, abbiamo un 90 di scivolata mentre abbiamo un 84 di contrasto, che comunque non sono veramente niente male. Come terzo pro abbiamo il dribbling, che si presenta con un 81 sulla carta, suddiviso con un 87 di agilità, 73 di bilanciamento, 89 di reazione, 81 di controllo palla e 79 appunto di dribbling generale. Allora, vi devo dire la verità, per essere un terzino questo il dribbling mi è piaciuto molto perché salta abbastanza facilmente gli avversari. Non mi è piaciuta molto l'agilità, che qui non so perché è segnato 87, ma secondo me sembra più magari un 75 o 76. Non so perché, ma ho riscontrato questo, non dico questo contro, però l'agilità, sono sincero, non mi è piaciuta molto. Per il resto del dribbling mi è piaciuto veramente tutto, la reazione, il controllo palla, tutto. Passando invece all'ultimo pro di oggi, abbiamo le 4 stelle di piede debole. Ragazzi, fidatevi, se tirate con il sinistro, tirate con il destro oppure crossate, ragazzi, sembra veramente la stessa cosa, veramente una cosa fantastica. Io tra l'altro, come avete visto nelle clip, ci ho fatto anche un gol con il destro. L'unico gol che sono riuscito a fare l'ho fatto con il destro e lui è un mancino. Sicuramente con questo giocatore userete quasi soltanto il mancino, ma fidatevi che se userete appunto anche il destro non ve ne pentirete. L'ultimo pro, che comunque alla fine non ho voluto mettere perché io alla fine riesco anche a gestire spesso molto bene la stamina dei giocatori, è appunto la stessa stamina, che si presenta con addirittura un 99 sulle sottostatistiche. Ragazzi, è qualcosa veramente di fantastico. Voi arriverete a fine partita dove gli avversari magari saranno quasi stanchissimi, stremati, mentre lui, non dico che avrà ancora metà attacca di stamina, ma ragazzi fidatevi, riuscirà ancora a fare molti scatti. Giungiamo adesso ai contro. Per mia fortuna ne ho riscontrato soltanto uno, ed è il fisico, che sulla carta si presenta con un 80, suddiviso con un 76 di salto, un 99 di stamina appunto, un 69 di forza. Ragazzi, e questo 69 si vede che infatti è molto poco e per essere un terzino comunque è molto fondamentale, e abbiamo poi un 84 di aggressione, che non è alla fine molto male. Ogni volta che andava, che faceva spalla contro spalla con altri giocatori, spesso e volentieri non vinceva questi duelli e qualche volta si fermava anche, o meglio cadeva. Siamo giunti alla fine di questa player review e come voto finale gli ho voluto dare un 8,5, perché comunque alla fine è un buonissimo terzino, molto valido, però io alla fine non ve lo consiglio molto se non avete molti crediti, perché alla fine costa sui 40.000 e secondo me ci sono terzini con anche delle carte basi come ad esempio Zuniga o anche Alexandro o anche il semplice Ghoulam, che sono alla pari e magari sono anche un po' più buggati e costano nettamente di meno. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa player review. Dovete calcolare anche che questa è la mia prima player review appunto su questo canale, dunque scusatemi se ho fatto qualche errore magari nel montaggio, oppure se non sono stato preciso nel specificare ogni statistica del giocatore. Non so neanche quanti like chiedere, io penso di arrivare comunque sui 75 like all'incirca.
Non voglio neanche troppo esagerare. Dunque ragazzi, il video finisce qua. Ci vediamo alla prossima. Bella!